Ben 31 i precedenti ufficiali giocati tra Salernitana e Pescara allo stadio Adriatico. Bilancio nettamente a favore dei biancazzurri, 13 successi, 14 pareggi appena, 4 KO. La prima sfida risale al lontanissimo 1945-46, campionato misto AB. Per i Granata sconfitta debordante 5-1. Nelle immagini 27 novembre 1994, poker della Salernitana di Delio Rossi. Nel primo tempo però i biancazzurri di Giorgio Rumignani, esonerato la settimana successiva dopo il KO di Perugia, al suo posto Franco Oddo, sprecano l'impossibile. Nella ripresa alle reti di De Silvestro, Pisano, Ricchetti, ancora Giovanni Pisano. Gol della bandiera di Federico Giampaolo. 9 giugno 1996, ultima giornata di campionato. Salernitana in corsa per la promozione in A, finisce 1-1. A Giovanni Pisano risponde Giampaolo. Partita consegnata alla storia per i gravi incidenti sul campo a fine match. 22 marzo 1998, il Pescara rivitalizzato da Adriano Buffoni, subentrato a Maurizio Viscidi, ferma la marcia della super capolista, poi promossa in A, allenata dall'ex Delio Rossi. Pomeriggio da incorniciare per Paolo Bordoni, prodezze in serie, soprattutto il rigore sventato al bomber di quel campionato, Marco Di Vaio. 20 dicembre 1999, match nervosissimo, siluro del solito Gelsi su calcio franco, quindi Zanutta a terra, Vannucchi sì ma fuori area, autentico abbaglio della terna diretta da Serena di Bassano del Grappa, errore clamoroso sul dischetto freddissimo David Di Michele che spiazza Aprea, ripresa bravissimo Nicola Zanini, l'attaccante biancazzurro scippa il pallone a Drazen Bolic e rifinisce per Maurizio Rossi. Pescara di nuovo avanti, vantaggio tuttavia annullato dalla Perla su punizione simil Gelsi di Igli Vannucchi. Finale rovente, carico di tensione, doppio cartellino giallo per Maurizio Rossi, furibondo lo stesso Max Allegri che prende la via degli spogliatoi. 25 ottobre 2003, altro 2-2 di fronte al Pescara di Ivo Iaconi e l'11 di Stefano Pioli, 1-0 ospite grazie a questo colpo di testa di Bogdani su angolo di vicino, quindi Calaiò ruba palla al portiere Botticella, sinistro palo e tapin di Federico Giampaolo, ripresa nuovo vantaggio, cross di vicino di testa, lai in fila Santarelli, pari definitivo 2-2 di Stefano Bellè servito da Giampaolo. 9 aprile 2005, la Salernitana di Gregucci espugna l'Adriatico e anche l'ultimo successo Granata Pescara, reti di Palladino e Galasso. Infine 10 febbraio 2018, successo del Pescara di Zeman grazie a questo gioiello su calcio franco di Gaston Brugman.